auguriamo questa bellissima manifestazione che è Spaghetti in Cascina qui a Vinovo. Mille grazie, per un brindisi ci sono molto volentieri, la festa è cominciata, io sono appena arrivato perché come recita la mia maglietta. No, io non arrivo in ritardo, io creo suspense. Buona festa a tutti. Grazie. Siamo in compagnia di Cristina, Giovanni e Rino. Come nasce Spaghetti in Cascina? Spaghetti in Cascina nasce da un'esigenza di Don Giorgio di recuperare dei fondi per la cascina e per la parrocchia, sulla falsariga di quello che fanno a Giaveno tutti gli anni, l'una settimana a luglio. Chi coinvolge la manifestazione? La manifestazione coinvolge soprattutto i giovani, infatti qui stasera troverete circa 70-80 ragazzi che danno la loro disponibilità a fare servizio ai tavoli con dei responsabili ovviamente, più 40-50 ragazze, persone adulte del gruppo, sempre delle famiglie in cammino, del gruppo Insieme Per, in modo da poter anche fare comunità, soprattutto fare comunità e fare conoscere nuove persone, dialogare tra di loro. Voglio ringraziare veramente tutti i gruppi che partecipano a questa iniziativa, tutti i giovani, tutti assieme riusciamo a fare questo, perché purtroppo l'età nostra va avanti, se i giovani non vengono loro un pochettino dietro. Allora io approfitto, chiedo a Cristina, perché so che lei è in cucina, quali sono i piatti clou di questa manifestazione? I piatti clou sono ovviamente gli spaghetti, se fosse per noi faremmo anche solo spaghetti e non antipasti. Thank you.